è una partita in cui saremo in grande emergenza e quindi dovremo fare di necessità virtù, ma questo non deve essere assolutamente nessun tipo di alibi. Ma come ho detto, ragazzi, sarà anche un'opportunità per coloro che magari hanno fino ad oggi avuto meno minutaggio e che avranno la possibilità di giocare una partita straordinariamente bella da giocare, molto stimolante, molto motivante, e quindi sarà una grande opportunità per tutti. Detto questo, io penso che l'identità, l'atteggiamento, la mentalità non deve cambiare, perché poi scriveresti un tema a cui non sei preparato e quindi secondo me rischi di fare una pagina bianca, di consegnare un compito un po' insufficiente. È chiaro che dobbiamo adattarci alle difficoltà, ma questo è anche un'opportunità per dimostrare, per fare qualcosa in più tutti quanti, sia nella gestione delle situazioni, nella gestione delle partite. La nostra mentalità e la nostra identità non deve cambiare. Anche perché non siamo costruiti per fare una partita opposta rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. E soprattutto non sono calciatori che hanno quei tipi di caratteristiche là per fare cioè, sono tutti giocatori abili tecnicamente, e chiaramente a questa qualità devi mettere quantità, perché sennò diventi un giocatore con un occhio solo, come dico spesso a loro, e diventi prevedibile e non può bastare. Quindi dobbiamo assolutamente migliorare, maturare, fare anche qualcosa di diverso, come ogni tanto abbiamo fatto, perché il secondo tempo a Pistoia abbiamo fatto una partita diversa rispetto a quelle che sono le caratteristiche. Quindi, cioè, noi ci stiamo lavorando, i ragazzi stanno recependo, e domani sarà un bel esame di maturità.